Host 2019, ci troviamo allo stand di Caffè Borbone e siamo in compagnia di Massimo Renda, il direttore generale dell'azienda e il testimonial di Caffè Borbone, Gerry Scotti. Intanto buongiorno a entrambi. Buongiorno a tutti e benvenuti a Host 2019. Gerry, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora iniziamo da te prima ancora che da lui, perché la prima domanda che desidero farti è: cosa ti ha portato ad accettare la proposta di Caffè Borbone di diventare testimonial? Vabbè, sono opportunità commerciali, ma visto, grazie a Dio, siamo stati molto aiutati dal fatto che sia io che lui potevamo scegliere. Perché quando uno si sente obbligato non è bello, no? Io, da tanti anni io mi rendo conto di essere un volto, di essere un punto di riferimento sul food. Non avevo mai rappresentato un marchio di caffè e quindi non potevo partire da uno scarso. E mi sono informato e insomma ho sposato l'eccellenza di Caffè Borbone. Evidentemente devono aver fatto lo stesso ragionamento ribaltato dall'altra parte anche gli amici di Caffè Borbone, che ringrazio. In effetti queste cose nascono dalla comune passione per le cose buone, per le cose belle, e la filosofia che sottolinea tutta la loro attività da sempre e penso anche la mia attività in televisione. La televisione, tu hai iniziato molti anni fa, ormai insomma parliamo quasi di 40 anni, no, ne abbiamo superati 40 anni. Siamo lì, non girare il dito nella piaga, siamo lì. Però c'era già il colore e non c'era ancora il 16 noni, fortunatamente l'hanno inventato e riusciamo a esserci tutti e tre nell'inquadratura. Il tuo rapporto con l'espresso napoletano? Vabbè, secondo me sono due parole che devono essere nate assieme, ma non si devono offendere gli altri, perché poi so che ci sono altre scuole di pensiero. Per me dire la parola espresso senza dire napoletano faccio fatica, anche per chi non se ne intendeva, perché mica tutti nasciamo intenditori di caffè. Quando ordinavano un buon caffè mi dicevano un espresso napoletano. Io mi ricordo, prima come gag, mi hanno fatto fare il caffè alla macchinetta modernissima, ormai fa tutto lei. Quando ero all'ospedale militare di Baggio nel 78, non ero ricoverato, facevo il piantone là, ogni tanto venivamo destinati ai servizi generali, quindi mi è capitato anche di fare il caffè. Eravamo in Viale Legioni Romane a Milano, eppure tutti quelli che venivano al balcone mi dicevano: fammelo buono, come a Napoli. Hai assunto l'accento napoletano. È lui, mi dà ripetizioni. Vedo che nel frattempo l'hai ben istruito, perché io ho avuto modo di vedere anche il backstage della produzione dello spot televisivo, dove su un balcone di fronte a Castel dell'Ovo... Lui lì mi ha preso per la gola, ha pure organizzato la giornata col sole, il cielo azzurro, il vento, insomma, ha fatto le cose per me. Io, essendo napoletano, posso garantirti che non è cosa rara in quella città. Massimo, che cosa ha indotto voi a scegliere Gerry Scotti in qualità di testimonial? Beh, mi rifaccio alle parole di Gerry. Noi siamo un'azienda d'eccellenza e volevamo scegliere e affiancarci a una persona che nello spettacolo fosse un'eccellenza. Chi più di Gerry Scotti in Italia, ragazzi, è il massimo. Lui nel frattempo si è inchinato. No, ce ne sono magari altri miei colleghi, ma non bevono caffè, vedi la fortuna. Intanto grazie per questa pillola televisiva, raccontaci cosa presentate qui a Host. Presentiamo la nostra gamma rinnovata di miscele per il bar e per il vending. Stiamo lanciando in questi giorni la linea compostabile per le capsule compatibili con il sistema Modo Mio. Stiamo rilanciando in maniera fortissima il discorso della cialda, perché oggi c'è una grande sensibilità del mercato all'ecocompatibilità, e quindi la cialda, che in carta nasce come prodotto più eco-friendly in assoluto nel monodose, in quello siamo l'azienda più accorsata in Italia e ci teniamo a continuare ad esserlo e a portare avanti questo discorso di naturalità del consumo del caffè monodose, che è un tema molto importante. Massimo, grazie.
Grazie a voi e grazie anche al nostro Jerry che è insuperabile, un anno trascorso insieme è imbattibile, rimarrà nella storia dell'azienda. Siete una grande coppia, dottor Scotti, grazie. Grazie a voi e buona ospitalità a tutti.